Buon pomeriggio dal cuore del Parco del Partenio, da uno dei borghi in questi giorni più internazionali della Campania, perché è iniziato ieri, continuerà fino a domani sera, Sentieri Mediterranei, la rassegna di musica etnica internazionale più importante della nostra regione. Vedete dalle immagini che cosa accade in questi giorni, in questa piazza. Queste sono le immagini relative all'edizione dell'anno scorso, Rai Paci, la sua suggestione, poi L'età amore di Marcello Colasurdo. Sul palco di Summonte sono saliti leggende viventi come Solomon Burke, il suo ultimo concerto nel 2010. Cosa ci aspetta nell'edizione 2016? L'edizione 2016, nel solco delle passate edizioni, presenta grandi nomi della musica world. Sul palco centrale, all'ombra del Tiglio Secolare, questa sera si esibiranno le Bister of Sister, accompagnate da King Rasveliov. Lungo le strade del paese si potranno apprezzare, tra giocolieri, artisti di strada e mangiafuoco, il Cocani Orchestra. In piazza Gelci ci sarà l'esibizione di Marcello Colasurdo con le sue tamorre, e poi troverete la musica di Valerio Ricciardelli e Tamurre Re al complesso Castellare. E tanto tanto altro, chi vuole può venire stasera e domani sera a Summonte, leggende viventi della musica in una piazza di per sé leggendaria, lo capiremo tra poco. Io sono circondato da ragazzi del cicloturismo, perché tra poco conoscerete un gigante di 30 metri, 8 metri di circonferenza, che ci introduce nella magia dell'ambiente di Summonte e dei suoi percorsi, perché a Summonte i sentieri non sono soltanto magie musicali. È sotto questo tiglio che, secondo la leggenda, il demonio chiamava a raccolta le Janare. Il giorno del loro sacrificio, un fulmine lo tagliò. Il tiglio di Summonte, uno degli alberi monumentali d'Italia, così grande che è persino possibile penetrare nel suo interno. Da 240 anni simbolo del paese, come il suo ambiente incontaminato, il percorso naturalistico è uno dei più suggestivi della Campania. Questa è una delle porte d'accesso al Parco del Partenio. Sì, ci troviamo in località Uru Preta, secondo la leggenda, il regno del dio Uru. E allora andiamo. 6 chilometri nella meraviglia del Parco del Partenio, trekking, mountain bike, sentieri tra mitologia e religione. Alcuni vanno verso Montevergine, il santuario di Montevergine, altri verso il santuario dell'Incoronata, e questo che vediamo arriva alla chiesa rupestre di San Silvestro primo papa. Terra di grandiosi castagneti e strade della transumanza, il bellissimo pianoro di San Giovanni è impreziosito dagli antichi abbeveratoi in pietra. Ricca di sorgenti e fontane, a Summonte si beve l'acqua che nei secoli ha dissetato milioni di pellegrini diretti a Montevergine. I ragazzi partono verso un nuovo meraviglioso sentiero, abbiamo detto terra di grandi castagneti, perché la castagna è uno dei prodotti principali a Summonte. Sì, a Summonte c'è una grande produzione di castagne, abbiamo una castagna che è molto buona perché il terreno, l'altitudine è predisposta a questo prodotto, è molto buona, poi è una castagna bionda, è molto dolce. Tutta da assaporare, però non solo castagne. Ci sono anche delle cosiddette nocciole, una produzione corrilicola di livello nazionale, vengono soprattutto esportate. Abbiamo diversi tipi di nocciole, la mercoglianese, la tonda e altri tipi di nocciole. Poi abbiamo anche i nostri prodotti del sottobosco, tra cui la produzione micologica molto bella dei funghi porcini, e c'è anche la nostra produzione del cosiddetto tartufo nero. Poi tutti i prodotti collegati alle castagne, nocciole, dolci, e poi i prodotti caseari con i caciocavalli, che sono molto molto prelibati. Quindi un territorio straordinario, ma straordinaria è anche la storia di Summonte. I ragazzi dell'associazione ludica 1243, i loro meravigliosi rapaci ci accompagnano nel fascino della storia di Summonte. Qui decisero di fermarsi secoli fa alcuni gruppi osci. Il massiccio del Partenio garantiva la massima sicurezza. Sub Montis, la roccaforte che da sotto il monte governerà la valle.
L'arco medievale di San Nicola era una delle vie d'accesso al borgo, strutturato dai Longobardi, fortificato da Normanni ed Angioini, la possente torre cilindrica praticamente inespugnabile. Una torre inaccessibile, non aveva uscite sull'area circostante, ma un unico punto d'accesso che si poteva raggiungere solo con scale mobili e funi. L'originario castello, ampliato con la costruzione di abitazioni per servi e soldati, si trasformò in un borgo murato e la torre Angioina nel perno di una fitta rete difensiva. Dall'alto si capisce bene il sistema difensivo dei castelli irpini, che vedeva in sommonte uno dei baluardi, una cerniera a protezione della valle, con la torre di Summonte, i castelli di Capriglia, Grottolella, Manocalzati, Montefredane. La spettacolare manifestazione dell'incendio della torre ricorda i tempi in cui nemmeno col fuoco si vinceva la resistenza summontese. Nel museo medievale si possono oggi ammirare le armi usate per la difesa del castello, modelli di fanti della guarnigione, oggetti usati dai soldati durante i turni di guardia, come l'antico gioco della tria. E nel borgo, caratterizzato da stradine lastricate, palazzi di impianto cinquecentesco, archi pittoreschi ed abitazioni con portali in pietra, circondano la chiesa della Santissima Annunziata. All'interno opere d'arte di pregio, un'annunciazione quattrocentesca, tele del Settecento, 11 preziosi altari policromi in pietra irpina e le reliquie di Santa Colomba. Tradizione e prodotti tipici anche nella gastronomia locale, infatti il piatto tipico di Summonte è? Fagioli con cecatielli e con castagne, prodotto tipico perché i cecatielli si facevano col grano che veniva prodotto a Summonte, oltre gli altri. La zucca con i fagioli e con i peperoni sotto aceto e un pizzico di peperoncino. E sotto venivano messi un poco di pane tostato o la pizza di grano turco. Poi abbiamo i nostri dolci collegati alle castagne, crostata con crema di castagne e crostata con crema di ciliegie. Signor Sindaco, a cos'altro può puntare sul Monte? Ma noi ci candidiamo ad essere un punto di riferimento sulla qualità della vita, anche in questo nuovo rapporto natura-uomo. E su questo abbiamo anche chiesto di essere inseriti nella lista di bandiera arancione. E il tutto in un contesto straordinario dal punto di vista naturalistico, paesaggistico. Abbiamo storia, grandissima tradizione, poc'anzi lo citavamo, abbiamo una grandissima tradizione enogastronomica. Ci candidiamo non solo ad essere punto di riferimento della Campania, ma credo che dobbiamo guardare un poco più in là della Campania. E allora, quale migliore occasione per conoscere la magia di Summonte? Stasera e domani sera la grande rassegna Sentieri Mediterranei. Per il momento dalla Piazza del Tiglio è tutto. Linea allo studio.